Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista. E questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone. Ti leggerò 3 pagine al giorno tratte dai 30 libri più belli che hanno cambiato la vita di migliaia di persone per aiutarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te si intitola «È facile smettere di fumare se sai come farlo». L'autore è Allen Carr. Allen Carr iniziò a svolgere la sua professione di commercialista negli anni 50 a Londra, sua città natale. Qualche anno dopo, però, il successo raggiunto nella sua professione venne offuscato dalla consapevolezza che la sua dipendenza dalle sigarette l'avrebbe distrutto. Era arrivato infatti a fumarne anche 100 al giorno. Aveva al suo attivo moltissimi tentativi di smettere, tutti falliti. Ma nel 1983 trovò quello che tutti i fumatori desiderano, un modo facile per smettere di fumare, The Easy Way to Stop Smoking. Abbandonata la sua carriera, infatti, si dedicò completamente ad aiutare altri fumatori a liberarsi dalla schiavitù del fumo. Immagina che ci sia un metodo magico che permetta a tutti i fumatori, compreso te, di smettere di fumare immediatamente, definitivamente, senza particolari crisi di astinenza, senza far ricorso a tecniche traumatiche, farmaci, terapie fisiologiche o artifici e addirittura senza ingrassare. Immagina inoltre che tu non senta una sensazione di privazione o tristezza, possa da subito partecipare con maggior piacere a feste, cene, eccetera, eccetera, ti senta più sicuro e più capace di affrontare situazioni problematiche. Ecco, se esistesse un tale metodo, lo useresti? Saresti sciocco se non lo facessi, ma ovviamente tu non credi alla magia e nemmeno io. Nonostante ciò, quel metodo esiste davvero e si chiama Easy Way. Andiamo a scoprirlo insieme. Fumare è la trappola più diabolica che l'uomo, con l'aiuto della natura, sia riuscito a congegnare. Che cosa ci fa cascare nella trappola? Le migliaia di persone che già lo fanno. Nonostante sia considerata un'abitudine disgustosa, che prima o poi ci distruggerà e che ci costerà una fortuna, non possiamo credere che non se ne tragga qualche piacere. In aggiunta, tra i vari aspetti pietosi del fumo, vi è la fatica che dobbiamo fare per diventarne schiavi. È l'unica trappola priva di esca, senza il pezzettino di formaggio. Quello che fa scattare la molla non è il sapore eccellente delle sigarette, ma anzi proprio il loro sapore schifoso. Se la prima sigaretta avesse un buon gusto, entrerebbero in azione dei campanelli d'allarme e, come essere intelligenti, capiremmo come mai un quarto della popolazione adulta paga sistematicamente tanti soldi per avvelenarsi. Ma poiché quella prima sigaretta ha un sapore terribile, ci sentiamo rassicurati nella nostra convinzione che noi non cascheremmo nel trabocchetto. E visto che le prime sigarette non ci sono piaciute, pensiamo di poter smettere quando vorremmo. È l'unica droga in natura che ti impedisce di ottenere quel che vuoi. I ragazzi, normalmente, iniziano perché vogliono sembrare dei duri, ma è esattamente il contrario. Non osi aspirarla e se ne fumi troppe, ti gira la testa e ti viene la nausea. Tutto quello che vuoi veramente è allontanarti dagli altri ragazzi e buttare via quella schifezza. Per le donne il fine è apparire moderne e sofisticate. Tutti le abbiamo viste fare dei minuscoli tiri con aria impacciata, risultando assolutamente ridicole. Quando poi però i ragazzi hanno imparato a sembrare dei duri e le ragazze ad apparire sofisticate, è anche maturata in loro la certezza che vorrebbero non avere mai iniziato. Perché continuiamo a fumare? Tutti iniziano a fumare per motivi sciocchi. Vediamo gli altri che già lo fanno o subiamo condizionamenti in occasioni sociali. Ma una volta capito che ne stiamo diventando schiavi, perché non smettiamo? Nessun fumatore sa perché fuma, giacché, se lo sapesse, smetterebbe immediatamente. Ho posto questa domanda a migliaia di fumatori durante le sessioni. Il vero motivo è uno solo, ma le loro risposte sono infinite
e trovo questa parte della seduta la più divertente e nello stesso tempo la più patetica. Tutti i fumatori sanno, nel loro intimo, di essere degli stupidi. Sanno che prima di iniziare non ne avevano bisogno. La maggior parte riesce anche a ricordare le prime sigarette e che fossero disgustose e che hanno fatto fatica addirittura ad imparare. Una delle cose che li disturba di più è il sentirsi commiserati da chi non fuma e avere la percezione che questi ultimi non stiano perdendo nulla. I fumatori sono però anche persone intelligenti e ragionevoli. Sanno che corrono terribili rischi per la salute e che spendono una fortuna per fumare, per cui devono potersi dare una spiegazione razionale che giustifichi questa loro attività. Il vero motivo per cui i fumatori continuano a fumare è una sottile combinazione di fattori, e cioè l'assuefazione da nicotina e il lavaggio del cervello. Un'altra illusione è che le sigarette aiutano la concentrazione. Non è vero. Quando occorre concentrazione, automaticamente si evita ogni distrazione, ma il fumatore soffre di una continua distrazione causata dal mostro che vuole la sua dose. Quindi, quando deve concentrarsi, senza pur accorgersene, si accende una sigaretta, alleviando i sintomi di astinenza e continuando con quel che sta facendo. E immediatamente si scorda che sta fumando. Le sigarette non solo non aiutano la concentrazione, ma la distruggono, perché col passare del tempo i sintomi di astinenza, nonostante si fumi, non vengono mai completamente alleviati. Questo comporta un aumento del numero delle sigarette, cosa che fa ingigantire il problema. La concentrazione è afflitta anche da altre conseguenze del fumare: il progressivo restringimento dei capillari, arterie e vene causate dai veleni contenuti nel tabacco, che diminuisce la quantità di ossigeno che arriva al cervello. Ma invertendo questo processo, la tua concentrazione e le tue facoltà intellettive aumenteranno notevolmente. Quindi la mancanza di concentrazione di cui soffrono i fumatori quando cercano di smettere di fumare non è dovuta all'astinenza fisica da nicotina. Se da fumatore ti capita di avere un vuoto mentale, che cosa fai? Se non stai già fumando, ti accendi una sigaretta. La sigaretta non elimina il vuoto mentale, quindi cosa fai? Te lo tieni come fanno i non fumatori e continui con il tuo lavoro. Se ritieni che il fumo sia un vero aiuto per la concentrazione, il timore di non poterla ottenere senza la sigaretta ti impedirà certamente di concentrarti, ed è questo dubbio che crea il problema, non i sintomi di astinenza. Ricorda, infatti, che sono i fumatori che soffrono di crisi di astinenza, non i non fumatori. Quando ho spento la mia ultima sigaretta, sono passato da 100 a 0 nel giro di un pomeriggio, senza per questo aver perso la capacità di concentrarmi. Sicuramente questo libro è una chiave che permette di uscire dalla prigione del fumo con molta facilità. Infatti il metodo Easy Way, letteralmente metodo facile, non si basa su inutili tattiche intimidatorie, non fa appello assolutamente alla forza di volontà né porta ad ingrassare, ma capitolo dopo capitolo dimostra come sia il fumatore accanito sia quello occasionale possano serenamente liberarsi dalla schiavitù della nicotina per sempre. Quindi tutto quello che occorre per diventare felici non fumatori è solo il tempo di leggere queste pagine, come testimoniano tantissime persone che ci hanno inviato anche delle recensioni. Allora ve ne leggo qualcuna. Ad esempio Monica dice: mi ci sono voluti 3 giorni per smettere con l'aiuto di questo libro e non l'ho neanche finito. Lo consiglio a chiunque non voglia essere più schiavo.
E poi Rino dice: ho smesso di fumare con facilità e ne sono felice. L'autore ti accompagna ad una nuova credenza, cambiando il paradigma. È difficile e sofferente smettere con, è facile e piacevole smettere senza sofferenza. Ti senti subito liberato da un qualcosa che ti costringeva a fumare. Rino fa infatti proprio riferimento al titolo del libro di Allen Carr, È facile smettere di fumare se sai come farlo. Questo è il libro che abbiamo oggi letto insieme, di cui abbiamo estratto queste pagine, ma in ultimo c'è Valeria. Non posso che unirmi alle recensioni entusiaste degli altri non fumatori. Ho letto il libro in 3 giorni e ho smesso di fumare prima ancora di finirlo. È stato tutto molto naturale. E nel salutarti voglio ricordarti che questo è il podcast di Macrolibrarsi, il negozio online etico più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bio shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire ogni giorno il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire i 30 libri del cambiamento scelti per te, il link è questo, macrogo.to/podcast. Noi ci sentiamo domani ancora una volta per scegliere la versione migliore di te.